Oh, ciao, benvenuti a Casa Giardo. Io sono Sergio e sono uno dei disegnatori di Nathan Never. Voi conoscete Nathan? Scusate, lui è Nathan, l'amico peloso di casa. Andiamo invece davvero a fare la conoscenza di Nathan Never. Ed eccoci alla postazione di lavoro del disegnatore. Ah, scusate. Lui è il mio minime. Mettiamolo a posto. Ciao Jean-Luc. E adesso vi faccio vedere come si disegna Nathan Never. Eccoci qua. Questa è la mia postazione di lavoro. Vedete tutti. Il primo strumento più importante sono gli occhiali, perché alla mia età, dopo tanti anni di questo lavoro, sono necessari per poter disegnare. Allora, dicevamo, Nathan è un agente alfa, lavora per l'agenzia Alfa, che è un'agenzia di polizia, diciamo, privata, che opera nel futuro, e come tutti gli eroi di avventura classica, anche perché Nathan si può considerare ormai un classico, il prossimo anno compierà 30 anni di vita editoriale, questa creatura di Medda, Serra e Vigna, è uno dei personaggi di fantascienza più longevi del nostro panorama editoriale, anzi forse il più longevo. Ecco, come dicevo, come tutti gli eroi deve avere uno sguardo intenso, no? Lui ha queste belle sopracciglia ad ali di gabbiano, non confesserebbe mai di andare dall'estetista a farsele sistemare, ma in effetti sono molto curate. Ha lo sguardo sempre un pochettino imbronciato, perché insomma deve tenere fede al suo soprannome il Musone, una bella mandibola pronunciata, appunto, anche questa è una delle caratteristiche degli eroi classici. Ah, poi lui indossa sempre uno spolverino con un bavero alzato, anche questo gli dà un certo stile. Le tempie sono scure, mentre invece andiamo a dargli un po' di colore. I capelli, nella parte superiore, dei grossi ciuffi mossi dal vento, sono bianchi come i miei, che vabbè, insomma, che però non si vedono in questo momento. Diamogli un po' di colore qui. Potremmo aggiungere un pochettino di ombre, insomma, grosso modo questo è l'aspetto di Nathan. Ah beh, fondamentale, una barbetta di 2-3 giorni, molto curata anche questo fa, diciamo, stile per il personaggio. Ecco qui, più o meno. Lavorare in digitale consente di pensare il disegno su più livelli, è come se noi disegnassimo su dei fogli trasparenti uno sopra l'altro. Ad esempio, in questa bozza di copertina, come potete vedere, io posso abilitare il livello di sfondo, quindi abbiamo lo spazio nero, aggiungere la Terra con le stelle, aggiungere la Stazione Spaziale Internazionale e avere un bel primo piano di Nathan Never con la sua tuta spaziale, più aggiungere su un altro livello effetti, stelline e quant'altro. Questo progetto che vedete riguarda la copertina di un albo che trovate in questo momento in edicola. Purtroppo, vista la situazione che stiamo vivendo, non è possibile ancora reperire la versione variant di questa copertina, che posso farvi vedere, che è questa. Questa è la versione che verrà distribuita nelle fumetterie e sullo shop della Sergio Bonelli Editore, e che vede in copertina il protagonista, il coprotagonista della storia insieme a Nathan Never di questa avventura, che è Luca Parmitano. Eccoci qua con l'albo che potete trovare attualmente in edicola, Nathan Never Stazione Spaziale Internazionale,
e le edicole per fortuna di questi tempi sono aperte grazie agli edicolanti e al loro prezioso lavoro. Questo albo segue le orme del suo fratello maggiore, già uscito in libreria, un'edizione di lusso di pregio, ma questa edizione di edicola contiene un'intervista esclusiva con il coprotagonista della storia, cioè Luca Parmitano. Questo albo particolare che, come vedete anche qua nel retro, vede l'incontro tra un eroe di carta e un eroe, un avventuriero, possiamo dire, il comandante, primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, Luca Parmitano. È un albo veramente speciale, cui siamo tutti molto legati, scritto da Beppi Vigna, colorato da Romina Denti, perché, contrariamente alla tradizione classica Bonelli, è un albo interamente a colori e, come dicevo, potete trovarlo in edicola. Da Casa Giardo è tutto, vi ringrazio e soprattutto lunga vita e prosperità. Uno da far risalire, grazie. C'è nessuno? Io sono pronto, Sono qua. Ciao.